Terza vittoria consecutiva per il Francavilla, che batte 3-1 l'Avezzano nel derby. Marsicani al primo KO della gestione Colavitto. Rachini conferma il consueto 4-3-3 con Banegas, il grande ex Dos Santos e Mancini in attacco e con il capitano Palumbo in panchina al rientro dalla squalifica. Stessa formazione invece per Colavitto rispetto alla vittoria contro la San Giustese con Samba in panchina ed il tridente formato da Padovani, Bruni e Manari con il compito di provare a segnare. È una gara che fatica ad accendersi, c'è equilibrio in campo infatti fino alla mezz'ora quando il Francavilla protesta per una segnalazione di fuorigioco sul gol segnato in bello stile da Mancini servito da Bellanca. È l'episodio che desta entrambe le formazioni. Al 31esimo De Rocis apre molto bene per Manari, che mette praticamente in porta di Renzo, ma il centrocampista controlla male e si divora una ghiotta occasione. Al 34esimo il Francavilla risponde con un colpo di testa di Bosco, che termina di poco a lato dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Banegas. Un minuto più tardi però è ancora Avezzano, con Manari che prova ad incrociare da posizione defilata, con sfera che finisce alta rispetto allo specchio della porta. Ancora emozione al 36esimo, quando Bellanca dalla distanza chiama Fanti alla deviazione con i pugni. Prima di rientrare negli spogliatoi, Samuel Di Renzo fa spaventare Spacca, che deve allungare il passo per evitare che Padovani approfitti del retropassaggio del terzino giallorosso. La ripresa si apre con Dos Santos, che arma Mancini il suo sinistro, ma l'esterno trova pronto Fanti alla respinta. Al quinto, grossa occasione per l'Avezzano, con una traversa centrata in pieno da Kras, da calcio di punizione, a Spacca praticamente battuto. Dopo questa ghiotta opportunità, il Francavilla colpisce. Dos Santos riceve il pallone e fa la torre di testa per l'inserimento di Banegas, che con il destro colpisce e porta avanti i giallorossi. 5 minuti più tardi i padroni di casa protestano perché Dos Santos riesce a toccare un retropassaggio di Pierantozzi con la difesa marsicana in contrasto. Il pallone poi viene allontanato sulla linea di porta con il Francavilla che chiede inutilmente il gol. Il pareggio dell'Avezzano però arriva qualche minuto più tardi. Dagli sviluppi di un'azione sulla sinistra, Bruni si fa trovare pronto su una respinta per calciare il pallone verso la porta e riportare in parità i marsicani. Al 34esimo è l'ex Dos Santos ad avere la palla buona per rimettere avanti i giallorossi. Servito da Banegas, l'attaccante si lancia verso Fanti, che però in uscita riesce a chiudere lo specchio della porta. La partita passa nelle mani del Francavilla nei minuti finali. Al 42esimo Banegas crossa verso l'area con Pierantozzi che svirgola il pallone depositandolo alle spalle di Fanti. A mandare i titoli di coda ci pensa Dos Santos qualche secondo prima dell'inizio del recupero, con l'attaccante che tiene fede alle parole pronunciate nel corso della settimana e non esulta contro la sua ex squadra. Il Francavilla allunga così a 4 gare la striscia utile, mentre l'Avezzano dovrà provare a rialzarsi domenica prossima nello scontro salvezza contro il Sant'Arcangelo. È stata una partita dura contro un Avezzano ben messo in campo e non è stata facile, però abbiamo sbloccato, poi ci hanno pareggiato su una nostra disattenzione, però nel secondo tempo siamo stati bravi a crederci e penso che alla fine abbiamo meritato la vittoria. In 6 mesi di lavoro devo dire che i ragazzi sono cresciuti tutti, ma dal punto di vista proprio dell'atteggiamento vanno in campo più consapevoli delle loro forze e di conseguenza si fanno prestazioni importanti. È una partita difficilissima, un Notaresco che sta facendo secondo me un campionato strepitoso, un allenatore bravo e quindi sicuramente ci sarà da fare una partita difficile, però ripeto, adesso pensiamo a goderci questa vittoria, poi da martedì subito a concentrarsi sulla prossima trasferta che, ripeto, sarà complicata. Ora i punti valgono il doppio, il triplo, quindi logicamente anche se fai prestazioni ottime e poi dopo magari non arrivano, il rammarico è grosso, però questo è lo spirito che devono avere i ragazzi, questo è lo spirito mio, della società, tutti uniti e cercare in tutti i modi di salvare la categoria. I ragazzi in settimana lavorano bene, quindi io penso di avere quella qualità che ci possa far risalire la china. Quindi oggi hanno fatto una grande prova. Li ringrazio per quello che hanno dato in campo contro comunque una squadra che sta ai vertici della classifica, ai punti, diciamo così, in posizione alta della classifica, e quindi i ragazzi hanno dato quello che dovevano dare. Poi purtroppo l'episodio negativo ci ha condannato, ma
è questo lo spirito, l'animo che ci deve contraddistinguere fino alla fine del campionato. Un'annata, diciamo così, di sofferenza a guardare le partite la domenica sui campi, però ringrazio la società dell'Avezzano che mi ha dato fiducia e cercherò in tutti i modi di ricambiarla. Salve. Ho già fatto i complimenti, che è grande squadra, grande allenatore, quindi credo che non avrete problemi, hai fatto un lavoro bellissimo. Speriamo di continuare, grazie. Complimenti. Grazie Presidente.